Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Tra l'altro facciamo forse un appello anche al sindaco di Roma, ai vigili, perché a proposito dei disagi, quel signore lì, le è capitata una cosa che purtroppo capita al centro di Roma, perché io l'ho vista succedere altre volte, e cioè che ha fatto poi il giro del web, faccio vedere le immagini per farvi capire a che punto siamo arrivati. Cioè lui è stato praticamente murato in casa da una macchina, guardate che roba, nobili questi. Cioè, per uscire di casa si è dovuto arrampicare su una macchina, perché quella macchina aveva signorilmente parcheggiato davanti al portone, bloccando non solo Nobili, che sta recavata, tant'è vero che oggi è libero, ma un intero palazzo dove ci può essere una persona invalida, una persona che sta male. Io la trovo una cosa letteralmente vergognosa, l'ho voluta far vedere, perché è una grande città Roma, cerchiamo di viverci non come in una giungla, signori miei. Quindi faccio un appello al sindaco, ai vigili, svegliatevi. Va bene, Nobili. Mi associo perché è anche una questione di civiltà, c'erano persone anziane, bambini piccoli, persone che hanno bisogno di assistenza, non potere. Può succedere una tragedia per una cosa come quella. Una tragedia. Allora, Del Masto, torniamo un attimo a noi. Mirta, diciamo che ho avuto un po' di nostalgia della stagione della rottamazione in quel momento. Perché vuoi rottamare la macchina? Voleva rottamare la macchina. Aveva nostalgia della Raggi, Nobili, in quel momento. No, comunque, insomma, denunciate, per favore denunciate. Allora, Del Mastro.